Iniziamo, siamo pronti? Del via? Via. Ciao! Qui a Torino per l'Express Italia intervista Yes We Are Electro. Abbiamo Siku, Johnny, Mario e Nabil. Allora, come Matt. E Matt. Allora ragazzi, com'è nata questo team, questa collaborazione tra di voi, questa amicizia, questa passione condivisa? Ma puoi fare la domanda che ho sotto lo scooter, non ho sentito. Com'è nato questo team? Com'è nato questo team? Questo team è nato... Com'è nato, Johnny? Niente, è nato dall'idea del trio Matt, Siku, Johnny, sottoscritto. Niente, avevamo in mente di creare un nuovo team per potenziare le nostre capacità e alla fine abbiamo trovato nuovi personaggi come Nabil e Mario. Personaggi? Noto come Mario ha detto rubber. Rubber, perché le sue capacità gommistiche. Gommistica. Niente, alla fine è nato un forte legame, siamo riusciti a creare un team molto unito e sono proprio orgoglioso di appartenere a questo team. Guarda come si uccide un orologiaio? Colpendolo. Sì, tu sei stato uno dei primi ballerini italiani, cosa ci puoi dire del movimento attuale? Attuale... È nata una grande community. È nata una grande community, sì, ci si sente tutti, molta più gente si sta legando a questo ballo. È nato tutto per gioco, per scherzo. Tanta gente inizia, poi molla perché inizia soltanto per moda. Ma invece tanta gente continua finché non diventa brava, poi si scontra con noi e perde. No, anch'io sono d'accordo su quello che dice Siku, perché penso che purtroppo tanta molte gente persone... pagliaccia. Beh, sì, nel senso che non ha visto che comunque da questo ballo può nascere una vera e propria passione, perché come comunque breakdance, pop. Deve essere considerato un ballo come tutti gli altri. Io penso che la sua tecnica, i suoi modi di esprimersi è... secondo me è quello che, soprattutto quando parliamo del tesseramento, ad esempio il Vertifight. Allora ragazzi, se uno ci tiene veramente, vuole fare bene le cose, allora o si fa questa cosa oppure niente. Si lascia stare. Continuiamo a ballare in discoteca, a imitare Spock, SMDB, chi vuole Trexy per l'electro, eccetera. E niente, se invece vogliamo creare un movimento, far capire che comunque l'electro dance può essere considerato un ballo come tutti gli altri, allora facciamo questo tesseramento, facciamo vedere a tutti gli altri paesi che siamo in grado. Che siamo in grado, soprattutto. Si è visto al Vertifight che siamo in grado. Giusto? Dicevi, Siku? Dicevo che al Vertifight si è visto che siamo in grado. Cioè? No, che anche i francesi si sono espressi dicendo non si sarebbero mai aspettati un livello del genere in Italia. Ma alle prime sfide erano attoniti. Non sapevano se strapparsi i capelli o buttarsi giù da un balcone. No, ma però poi l'altro fatto alla fine è vero. Abbiamo dimostrato che il livello è molto alto in Italia, però quanta gente c'era? Cioè io sono rimasto allibito da questa cosa, perché mi aspettavo che comunque molta gente, anche se non balla l'electro dance, possa essere interessata a venire a vedere. Perché comunque è uno spettacolo. E alla fine ho visto che comunque ci siamo trovati sempre i soliti. E questo... I soliti volti noti. E i tuoi balleri preferiti? Naim, we love Naim. Poi l'altro come si chiama già? Cheriz è una cosa, ha uno stile che diciamo piace un casino.
Quindi metterei Karma Pa, Ramses, Sediz, Sneakers e Naim. Io toglierei Karma Pa e metterei Jelen. Senti. È bello. Vabbè. Dimmi, dimmi. Te l'ho detto. Non ho capito. Naim, Johnny, Sheriz e Jelen. Una discussione molto accesa in Italia in vista delle qualificazioni mondiali e dei mondiali stessi a ottobre. Tu cosa pensi, Dream Team o qualificazioni per team? Ma guarda, come dicevi tu, ci sono queste due fazioni in Italia. La prima fazione pensa che la cosa migliore sia formare un Dream Team tra i migliori ballerini italiani. Guarda, i pro di questa cosa sono che il livello tecnico sarà sicuramente maggiore, ma ci sono molte difficoltà organizzative. Ad esempio, se ci sono due ballerini di Torino, uno di Roma e uno di Canicattì, è un po' difficile ritrovarsi per allenarsi, fa anche rima. Invece l'altra fazione vuole delle qualifiche tra i team migliori d'Italia. Io non mi posso esporre, devo essere... Esporre? Non mi posso? Esporre? No. Sì. No. Sì. No. Sì. Non mi posso esporre, visto che sono un po' super partners, devo essere abbastanza imparziale. Beh, secondo te chi andrà ai mondiali? Ma diciamo che nel caso di qualificazioni sicuramente sarà una partita a 4 tra Yes We Are Electro, Bucatini, Dance Connection e Club Zero. Degli allenamenti è importante perché sento molta gente che dice sarebbe possibile arrivare ai livelli di Nabil, Matt, Diego, di Milano, JD, ma io penso che con molta costanza e molto allenamento, molte ore di allenamento, tutti ci arriviamo. Poi sull'originalità della musica, avere musicalità, quello è niente, bisogna... C'è chi è più portato e c'è chi è meno portato, però sullo stile, sulle mosse, ci possiamo arrivare tutti, eh. È andata così, poteva andarci meglio, poteva andare come è andata ed è andata così. Avessimo avuto sfide più facili magari nei turni. Dici che la semifinale è stata... Ed è stata determinante perché prima di tutto, in semifinale non sono stati fatti i cambi tanto proclamati in tutte le sfide. Cambio, 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 una coreografia a testa. Siamo ritrovati ad avere avanti i Bucatini che facevano 4-5 coreografie di fila e noi senza il minimo cambio abbiamo dovuto usare primo per contestare il loro livello comunque alto delle coreografie, abbiamo dovuto usare le coreografie migliori che avevamo, e secondo abbiamo anche il numero delle coreografie perché abbiamo dovuto usarne molte, essendo che, cioè, non essendoci cambi abbiamo dovuto farne molte di più per contrastare, diciamo, loro. Diciamo che questa sconfitta è andata anche... così, è dipesa secondo me dalla semifinale. Ho capito, dipesa quindi dagli eventi. Dai turni preliminari, sì. Dimmi una alla fine ci mancavano le coreografie, boh. Visto che sì, siamo arrivati in finale, siamo arrivati in finale. Alla fine è come c'è la prima esperienza. La più prossima andrà meglio. Un nuovo team da tre, sì, me, sì, da tre mesi di team. Positivo, visto che siamo arrivati anche in finale. Pagliacci.